un'ulteriore occasione per far conoscere l'Abruzzo grazie al ciclismo? Un inedito, quasi un regalo, nel momento in cui la Sicilia ha rinunciato a questa occasione, il gruppo RCS ci ha chiamato, ha selezionato tra le tante possibilità quella dell'Abruzzo, contando sulla serietà, sulla capacità, sull'esperienza che abbiamo messo in campo in questi anni, in questo rapporto. E per noi è un onore e un orgoglio essere stati indicati e scelti, poter rafforzare così con RCS una relazione che sta facendo crescere molto l'Abruzzo e soprattutto che sta portando il grande ciclismo sempre più spesso sulle nostre strade. Non è soltanto un evento sportivo agonistico, è anche una grande occasione di promozione del territorio e di ritorno turistico. 2024 con Abruzzo protagonista, da marzo Tirreno Adriatico fino a luglio con il Giro Women, nel mezzo Giro d'Abruzzo e Giro d'Italia. E durante il Giro d'Italia anche il Giro E, la squadra dell'Abruzzo avrà una intera squadra che correrà per tutto il Giro E, che permetterà in tutta Italia di conoscere, attraverso poi il villaggio che viene montato nelle tappe di partenza e di arrivo e durante anche la trasmissione, soprattutto sui social, di questo evento, che cosa è l'Abruzzo e quanto sia ospitale, accogliente e adatto il territorio abruzzese per coltivare questa passione e questa pratica del ciclismo. Ripeto, una disciplina e uno sport, una pratica nel tempo libero e non solo, che sta appassionando sempre più persone grazie anche all'evoluzione tecnologica, le bici a pedalata assistita che hanno moltiplicato il pubblico potenziale, l'utenza potenziale di questa disciplina e di questo mezzo di trasporto, e quindi far capire e far conoscere quanto l'Abruzzo sia il luogo adatto per poter coltivare questa passione significa anche aprire le porte a migliaia e migliaia di turisti. Nuovi percorsi stanno attivando e attrezzando per, oltre che il completamento e il miglioramento, la messa in sicurezza di ciò che ancora manca per la Via Verde, la Costa dei Trabocchi e tutta la ciclovia adriatica. È in corso la gara d'appalto per il ponte sul fiume Tronto, per unirsi anche alle Marche e continuare ad ampliare il raggio d'azione e la capacità di accesso in Abruzzo di chi viene con le due ruote. Quindi c'è tanto ciclismo nel nostro futuro e sarà sempre un futuro ancora più bello, perché il ciclismo, le due ruote, sono ambiente, passione, ecologia, sostenibilità.